Buongiorno ragazzi, sono Gilbe e sono qui oggi tornato a portarvi un video che secondo me vale assolutamente la pena guardare. Per chi non lo sapesse, sto facendo un video al giorno per tutto il mese di gennaio. Ho creato appunto una playlist che si chiama Maratona Gennaio. Se avete tempo, magari cercate appunto Maratona Gennaio Gilbe su YouTube, vi aprite la playlist e quando avete tempo, magari la domenica sera appunto, cioè oggi, vi mettete lì e vi guardate un po' di video che secondo me sono veramente interessanti. L'azione di cui voglio parlarvi oggi è Sentin e vi faccio un piccolo spoiler, è un'azione dove secondo me si può tranquillamente fare un per due, ovvero all'incirca secondo me guadagnare un 100% in 5, 6, 7 anni, che è tanta tanta roba. Considerate che questa azienda qua opera nel settore dell'assistenza sanitaria, quindi diciamo è molto simile a United Health, che è un'altra azione che uno ho in portafoglio. E due, vi ho già portato un video, quindi se ve lo siete perso, magari cercate un po' indietro, la trovate. Detto questo, andiamo subito a vedere qual è la crescita che Sentin ha avuto negli ultimi 5 anni. Come sapete, io utilizzo un mio file Excel che ho creato per andare ad analizzare quelle che sono le aziende. Sentin è passata in 5 anni a fare ricavi di 22 miliardi a ricavi di 74 miliardi. Come potete vedere, i costi sono cresciuti allo stesso ritmo dei ricavi, che ci può stare. Avrei preferito magari i ricavi in aumento di più rispetto ai costi, però ci può stare. Gli utili sono aumentati del 152%, il free cash flow è aumentato del 125%, gli utili per azioni del 118%, quindi tanta roba. Il patrimonio netto, che è sempre molto importante, è cresciuto addirittura di più rispetto ai ricavi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che tendenzialmente, secondo me, nei prossimi anni Sentin potrebbe magari fare qualche acquisizione, tanto possiamo vedere come effettivamente un po' di cash ce lo ha. Infatti, se andiamo a vedere lo stato patrimoniale, possiamo vedere come abbia effettivamente 12 miliardi in cash. Se andiamo a vedere però la situazione al 30 settembre, ha effettivamente 12 miliardi in cash. Per quanto riguarda il debito, invece, vediamo come effettivamente il totale del debito a breve sia 18 e quello a lungo sia di 17, quindi è al di sotto della normalità per quanto riguarda le aziende in questo campo qua. Possiamo vedere come di fatto la situazione patrimoniale dell'azienda sia tantissima roba. L'unico indicatore che a mio avviso è molto molto alto è il rapporto che c'è tra il free cash flow e il totale dei debiti. Quello non mi fa impazzire, infatti è un rapporto di 28 che è molto molto alto. Questo sostanzialmente è un rapporto che nelle aziende value non è troppo da guardare, a mio avviso. Poi fatemi sapere qua sotto nei commenti se effettivamente voi ne tenete tanto conto. Detto questo, possiamo vedere come attualmente il PE di Sentin sia 17,78, che per un'azienda che, attenzione, attenzione, cresce a questi ritmi qua, come potete vedere, cresce dei ritmi spaventosi, è bassissimo, a mio avviso. Un PE giusto, secondo me, per un'azienda che cresce a questi ritmi qua, sarebbe all'incirca tra il 18 e il 20. Secondo me è tanta roba. Infatti il PE che ho stimato io tra 5 anni è un PE di 19,72. Considerate che, come vi dicevo, attualmente non rilascia dividendi, ma nei prossimi anni, a mio avviso, potrebbe tranquillamente rilasciarli. Detto questo, la crescita che ho stimato io è all'incirca del 22% annuo, che è molto molto alta, ma storicamente ha avuto crescite anche più alte del 22% annuo. Quindi, come sapete, io cerco sempre di ridimensionare la mia stima di crescita con quelle di altri due analisti, che sono gli analisti di Zacks, che è un sito che utilizzo io, gli analisti di Yahoo, che stimano quelli di Yahoo una crescita del 10% e quelli di Zacks una crescita del 12% annuo. Che, come potete vedere, se noi prendessimo anche solo queste due crescite qua, ci permetterebbe di avere una il 18% di margine di sicurezza e una il 13,35% di sicurezza. Quindi la stima media è una crescita del 15% annuo, che secondo me è fattibilissima per Sentin e ci porterebbe ad avere un margine di sicurezza del 28%, che è tantissima roba. E come potete vedere, il mio prezzo stima a 5 anni è di 143,43 dollari, che alle stime attuali, ai prezzi attuali, sarebbe una crescita, vediamo un po', all'incirca del, secondo me, tipo 120%, vediamo un po', 143, ecco, 123%. Ragazzi miei, è una stima
che secondo me è abbastanza raggiungibile. Poi, ragazzi, dovessimo sbagliarci di un 30%, va bene, guadagneremo non il 120%, guadagneremo anche solo il 70%. Non penso che, diciamo, vi dia fastidio, insomma. Detto questo, io ricordo sempre che questi non sono consigli finanziari, parlo sempre di aziende in cui o sto per investire o ho già in portafoglio. Sentin la comprerò esattamente domani, anche perché sperando che ovviamente non faccia una crescita assurda domani, spero che comunque vada magari ancora a colmare questo gap qua, quindi potrebbe secondo me raggiungere ancora, magari rimbalzare sulla media a 200 periodi, quindi potremmo tranquillamente pescarla intorno ai 62. Detto questo, ragazzi miei, potrebbe anche rimbalzare, visto che comunque ha tenuto la media 21 periodi, potrebbe tranquillamente rimbalzare e tornare su. Detto questo, ragazzi miei, però io tendenzialmente investo sempre in aziende che hanno grandi potenzialità di crescita. Per fortuna ha avuto un leggero storno, infatti il trend da novembre ormai è abbastanza ribassista, ma quello che andremo noi a vedere è effettivamente il trend a lungo 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 termine. Infatti, come potete vedere, è un trend molto, e dico molto, rialzista. Infatti, come possiamo effettivamente guardare qua, possiamo vedere come il trend sia nettamente rialzista a partire da settembre 2019. Se noi poi volessimo ancora avere una visione più lunga, possiamo vedere come, vabbè, non ci sarebbe manco da dire, il trend è ancora più rialzista se noi prendessimo dal 2012. Detto questo, ragazzi miei, io faccio sempre un po' di analisi tecnica perché mi aiuta effettivamente a capire quali potrebbero essere i punti interessanti d'entrata, ma sostanzialmente io sono uno che fa più analisi fondamentale rispetto a quella tecnica. Quindi non è che mi baso troppo appunto su queste analisi che vi sto facendo vedere, ma un'altra cosa che volevo farvi vedere è il fatto che diciamo che il business di Sentin sia abbastanza semplice. Infatti la maggior parte delle entrate le fa semplicemente fornendo assistenza, come vi dicevo, sanitaria alle persone che effettivamente ne hanno bisogno. Questo comprende semplicemente delle cure o magari assicurazioni o cose simili. Come vi dicevo, i servizi speciali di fatto occupano il 4% del fatturato totale di Sentin, quindi potrebbe tranquillamente essere anche un business eliminabile, però finché porta 3 miliardi nelle tasche di Sentin va tranquillamente bene. Un'altra azione che vi dicevo era United Health, che è nello stesso settore, ma anche quella lì è interessante, quella lì ce l'ho già in portafoglio e tra l'altro rilascia anche dividendi. Comunque, se vi siete perso quel video lì, andatevela a vedere. Come potete vedere, anche Market Screener prevede una forte crescita di Sentin, che ovviamente è stata rallentata un po' appunto dal coronavirus, però come potete vedere questa qua è la potenziale crescita degli EPS, che passerebbero da 3,26 attuali a all'incirca 5, praticamente 2 anni, quindi questo sarebbe il top del top. Comunque, come vi dicevo, è fortemente in crescita sia i ricavi sia gli EBITDA, che per chi non lo sapesse sarebbero gli earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, che come vedete è un'azienda in forte 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 crescita ed è un business abbastanza tranquillo che non dovrebbe subire più di tante fluttuazioni. Quindi secondo me è un'azienda che vi garantirebbe un po' di stabilità nel portafoglio. Io, come sapete, ho un portafoglio molto diversificato, quindi non è che avrei troppo bisogno di un'azienda del genere, però come vi dico sempre, io cerco aziende che possono crescere bene, possano fare delle crescite costanti e che mi garantiscono poca volatilità all'interno del portafoglio, essendo che io tendenzialmente voglio guadagnare tanto rischiando poco. Detto questo, ragazzi miei, io spero che questo video qua vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un bel like, un commento e niente, ragazzi, ci becchiamo ovviamente domani con un altro video. Vi ricordo soprattutto di andare a vedere il mio portafoglio che trovate in uno degli scorsi video, dovrebbe essere forse 4-5 video fa, quindi passate a vederlo. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, niente, ragazzi, ci becchiamo al prossimo video.